Benvenuti cari amici su Underground Sea, questa volta vi presentiamo un archetipo del Pauper scegliendo un mazzo inusuale che ha conseguito diversi 5-0 su MTGO pilotato sempre da un unico giocatore, Cosmic Charles, che a dispetto dell'evoluzione del meta rimane fedele al suo bad deck. Stiamo parlando di un archetipo a base Boros che però predilige sfruttare un approccio più aggressivo rispetto alla consueta versione Monarch, finita nel dimenticatoio dopo i recenti Bant e la forte presenza di Tron Deck, riproponendo strategie e meccaniche rodate. Un'abilità tra le tante inserite in questo archetipo è quella Metacraft, che non ha mai avuto troppi riscontri e che qui, forse complice anche il meta attuale, ritrova una sua dignità che merita il primer che vi stiamo per proporre in questo momento. Questa volta vi parleremo di Boros Cyborg. A differenza della sua versione Monarch, questo archetipo si prefigge di aggredire in fretta l'avversario con creature piccole che si ingrossano grazie agli artefatti in campo, non disdegnando il value offerto dalle staple dei colori Boros. Quindi vengono inseriti ben 4 Ardent Recruiter e 4 Curt Homunculus, con l'intento di avere dei drop a 1 che possono sin da subito infliggere 2 o 3 danni, grazie alla presenza di artefatti in campo, che sicuramente riusciremo a giocare in fretta in questa lista. Per 2 mana avremo anche gli Auruk Sun Chaser, qui in 4x, per avere un ulteriore evitante che facilmente si presenterà in campo come un 3-3, ottimo per tradare i volanti più noti del formato e per sostenere a dovere la nostra fase aggro. Ci sono poi gli immancabili Traben Inspector, qui in 4x, sia per produrre nuovi artefatti, utili alla causa, sia per avere un motore di card drawing nel game, quando avremo la mano vuota, vista la nostra curva mana, molto bassa. Come ulteriore apporto alla fase aggro viene scelto uno dei volanti più sinergici con gli artefatti presenti nel bianco, i Glinthawk, in 4x, anche se qui li utilizzeremo meno rispetto al passato, l'effetto bounce verso gli artefatti. Sulla scia di questa impostazione che sfrutta l'abilità Metacraft fanno capolino anche le creature del formato che usano l'affinità con gli artefatti, con 4 Frogmite e 4 Mirror Forcer, giusto per rimarcare lo spirito aggressivo di questo archetipo. La vocazione agro di questa lista viene ulteriormente accentuata dalla scarsità di magie, a dispetto delle liste Boros tradizionali, che puntano ad avere dagli 8 ai 12 botti come soluzione del board o come eventuale finisher. Con ben 28 creature che riescono a scendere in fretta, in alcuni casi anche senza pagare mana, è naturale che si punti a popolare il board lasciando giusto spazio per 4 Galvanic Blast di contorno. È chiaro che l'obiettivo in questa configurazione è avere giusto qualche risposta a creature moleste, al fine di agevolare l'avanzata dei nostri cyborg agguerriti. Visto che puntiamo tutto su interagire con gli artefatti, dobbiamo inserirne un buon numero, soprattutto a basso costo, o che in qualche modo agevolino l'ingresso del maggior numero di creature in campo già nei primi turni. Per questo, rispetto alle liste Boros classiche, le scelte effettuate sono diverse dal solito, a cominciare dai 4 Fly Rask, che svolge il compito sia di creatura turno 1, sia come equipaggiamento, per rinforzare i bittanti meno performanti. Un'altra scelta più vicina al classico Affinity, che è una lista Boros Monarch, risiede negli Springleaf Drum, qui in 4x, giusto per sfruttare le creature appena entrate come ulteriore mana, accelerando ulteriormente la nostra race, oltre a sinergizzare al meglio anche con i Glinthawk. Infine, un'altra scelta tipica, con 4 Tooth of Kiss Gloria, un equipaggiamento con affinità agli artefatti utile per entrare instant in campo, aumentare la forza di una creatura e, perché no, entrare e uscire dal campo per trick al limite della legalità. Il reparto terre, in un archetipo che punta ad aggredire in fretta l'avversario, deve essere il più lineare possibile, senza bounce o altre tapland tipiche del cugino a base Monarch. Naturalmente inseriremo il numero massimo di terre artefatto, con 4 Ancient Den e 4 Great Tournaise, al fine di accentuare l'abilità Metacraft e affinità con gli artefatti dei permanenti presenti nella lista. Resta ancora spazio per 6 pianure e 2 montagne, vista la massiccia presenza di carte a base bianca in questa lista, dove il rosso trova maggiore spazio nella nostra preziosa sideboard. Come abbiamo avuto modo di vedere finora, questo archetipo propone una filosofia di gioco molto simile a quella Affinity, per strategie di fondo e rapidità di esecuzione, ma nella side, grazie ai colori Boros a disposizione, possiamo trovare alcune scelte che lo rendono unico nel suo genere. Innanzitutto abbiamo ben 4 Prismatic Strands, come Fog Effect di supporto, che si incastra perfettamente, visto il suo costo di flashback, con le numerose creature bianche presenti nell'archetipo. Poi abbiamo una serie di spell a base rossa utili per interagire con le creature avversarie, 3 Blazing Volley e 2 Lightning Bolt, così da spianare la strada alla nostra fase agro, che deve risultare la più efficace possibile. Con medesime finalità fanno capolino le Flying Pine, qui in 3x, adatte per cortocircuitare le nebbie avversarie e i lock imposti dai Tron Deck, con i loro Storm On Dignitari. Per proteggere i nostri abitanti, soprattutto dalle mestizie verso le creature degli archetipi a base nera, vengono inseriti 2 Obsidian Acolyte, utili anche per superare i bloccanti avversari di questo colore e infliggere i danni decisivi per chiudere.
Infine, c'è ancora spazio per una carta tipica nel Pauper, un veicolo rappresentata da un Renegade Freighter, un ottimo strumento per valorizzare le nostre piccole creature con un bittante che offre travolgere, un plus non da poco conto per i colori Boros. In questa occasione abbiamo esaminato un archetipo più unico che raro, pilotato da un solo player online che non trova altri riscontri o un seguito nella community del formato. È quindi difficile poter proporre delle alternative valide a un mazzo che di base è rimasto più o meno invariato nelle ultime settimane, anche se ha sempre permesso al sfidatore di ottenere dei 5-0, risultato non proprio scontato su MTGO. Proviamo comunque a proporvi delle alternative come possibili suggestioni per adattare ai vostri gusti questo mazzo, magari introducendo delle Journey to Nowhere come possibile local creature altrimenti problematiche da risolvere con i semplici botti a disposizione. Se puntassimo a un'impostazione con un numero maggiore di artefatti potremmo anche considerare i Seeker of the Way, che andrebbero a risolvere la mancanza di Life Gain nell'archetipo, oltre a offrire un bittante di peso senza grossi stravolgimenti nella filosofia del mazzo. Un altro grande assente è Pyroblast, o un suo omologo Red Elemental Blast, che andrebbe a risolvere le potenziali minacce che nel blu infestano il formato povero. Ma dobbiamo anche mettere in conto che la lista in esame non punta certo al mid game o a controllare la partita. Infine, come top curva o decide, per rubare la corona del monarca ai nostri cugini a base Boros, potremmo inserire i Palace Sentinels, anche se il card advantage non è una priorità di questo archetipo, votato ad asfaltare il malcapitato di turno coi suoi cyborg veloci e sfuggenti. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.